Insomma, non è il Chievo delle ultime stagioni che fa un sacco di 0-0, ma insomma è un'altra squadra. La Roma, ovviamente, la partita come al solito dipende dall'approccio della Roma. La Roma deve subito reagire immediatamente contro il Chievo. È una partita secondo me difficilissima perché se ho paura che se la Roma non la sblocca subito si mette paura come fa sempre, perché la Roma è una squadra secondo me un po' femmina, ha un po' paura di queste situazioni e questa cosa insomma va migliorata. La Roma deve cercare subito di aggredire il Chievo, subito di farla sua, una partita difficile in cui mancheranno Manolas, in cui Nainggolan è in forze, e De Rossi neanche ci sarà, no? C'ha la febbre, Dzeko pure ha la febbre, Totti anche ha la febbre, Fottuta influenza. Sì, infatti ieri non sono andati a cena, la cena della squadra, insomma. E secondo me è una partita difficilissima. La Roma deve essere veramente concentrata e correre, deve essere umile contro il Chievo. La Roma deve essere umile per chiudere al meglio l'anno e insomma ripartire al più presto. Io credo, allora io vi dico, dal punto di vista tecnico, la partita con le piccole che temo di più è quella col Sassuolo, ma da altri punti di vista, soprattutto psicologico, è quella con il Chievo, cioè è una partita secondo me molto difficile, una partita poi difficile proprio da decifrare, perché il Chievo secondo me è sempre una mina vagante nel campionato, fra l'altro è in una situazione assolutamente serena di classifica, quindi può venire veramente qua a giocare tranquillamente la sua partita senza avere nulla da perdere, e questa può essere la classica arma a doppio taglio, perché lo può far scendere in campo o veramente con la voglia di dare il massimo, semplicemente perché l'idea sarà quella di fare bella figura, visto che comunque giocano all'Olimpico contro la Roma, o magari, come noi speriamo, eccessivamente rilassato, e quindi che si possa poi consegnare ad un'imbarcata, anche se non la vedo come una partita da imbarcata, nemmeno se la Roma, come si augura Alessandro e come mi auguro anch'io, dovesse riuscire a sbloccarla subito. La vedo come una partita molto tirata, una partita molto sofferta, dove comunque credo che poi alla fine la Roma i 3 punti di riffa o di raffa li porterà anche a casa, però ci sarà molto da lottare. Alessandro giustamente elogiava Maran, che è un allenatore di cui secondo me si parla troppo poco, veramente poco. Ricordiamo che ha sfiorato con il Varese la promozione in Serie A, ha perso la finale o semifinale, insomma con la Sampdoria, credo fosse la finale, con la Sampdoria, i playoff promozione di Serie B. Di Ha 3-4 anni fa. superato, sì, 4 anni fa. Ha superato con il Catania il record di punti che apparteneva al Catania di Montella, stabilito fra l'altro l'anno prima, quindi dopo una sola stagione ha fatto meglio. Con il Chievo ha fatto benissimo, mai una salvezza sofferta, ma sempre, insomma, almeno che io ricordi, con minimo 3-4 giornate d'anticipo. E quest'anno, soprattutto se poi Crotone, Pescara e Palermo continueranno di questo passo, forse con 10 giornate d'anticipo si riuscirà a salvare. Mentre per quanto riguarda proprio i giocatori, io temo molto Pellissier, che è uno che ci ha fatto gol spesso e che comunque è un altro, come Maran, è uno di cui si parla poco. Io credo che Pellissier sia uno degli attaccanti più sottovalutati che si siano mai visti in Serie A. Un giocatore che secondo me meritava una carriera ben diversa da quella di giocare Ha tutta la fatto vita i 100 gol in Serie A 2 giornate fa. È uno che vi dirò, io in tempi non sospetti me lo sarei preso. Ricordo quando giocava sempre nel Chievo con Tiribocchi, che facevano una coppia d'attacco veramente interessante. E oltre che Birsa, che Alessandro giustamente citava, Castro. c'è Castro, ma Castro è un giocatore buono, ma un molto giocatore che a me buono piace Castro. molto del Chievo e che temo molto è De Mai. E De Mai, De Mai vabbè, non gioca, mi sembra di no, anche se no, credo che non giocherà. no, non gioca perché sta male, Meno però E De male. Mai è un altro giocatore che è Meno male. utile pure là. La Sì, definizione 38 migliore è partite a utile. stagione lui. 38 partite a stagione, fa tutti i ruoli, dall'esterno al mediano, Sì, al centrocampista, altrequartista. Poi attenzione, perché il Chievo ha anche un'altra caratteristica di cui si parla poco. Salvo pochi innesti che fa ogni anno, ha bene o male un gruppo di giocatori che si conosce, Sì, tanto, che giocano anche insieme da Cesar. tanto tempo. Basti pensare già solo a Dainelli Cesar come centrale di difesa, giocano insieme da diverso tempo. Frey pure, Gobbi, Cacciatore, che è un terzino secondo me molto interessante, anche se poi interessante forse non si può neanche più dire, che credo non sia più giovanissimo. Tu che magari segui anche la Serie B, lui ci ha giocato, correggimi se sbaglio, credo Sì, non sia un ragazzino beh, Cacciatore. non più, comunque è arrivato sì ultimamente al Chievo. Sì, è uno degli ultimi innesti, ecco. Però ha un gruppo di giocatori Sì. veramente valido, che magari non ha tantissimi nomi altisonanti, però giocano molto bene e fanno del collettivo la loro arma. Quindi è una partita molto delicata e molto difficile. Servirà una Roma forte, non tanto tecnicamente, perché poi il divario tecnico chiaramente è in favore della Roma, ma servirà una Roma forte proprio a livello di testa per portare a casa questa partita. È una partita in cui
cui la Roma dovrà fare la Juventus, cioè dovrà magari non essere bella ma badare alla sostanza, che sono i tre punti. Oh, e proprio su questo la Juve ha già affrontato il Chievo vincendo 2-1 grazie alla punizione al 75esimo di Pjanic, insomma dalla mattonella lui predilige. E quindi Marco forse ci può dire contro la Juve quale Chievo ha visto, no? E quali sono, cioè, può farci da spalla amica, eh? Anche se era vero, anche se era vero, però comunque il Chievo è una squadra che in casa e in trasferta non cambia molto il modo di giocare, gioca sempre, ecco. Stesso, anche vero. Perché voglio dire, in casa non ha lo stadio pieno, ecco, insomma, se... sì, no, ecco, non è una piazza caldissima da questo, certo, punto. Quelli del quartiere Chievo potrebbero pure andare allo stadio per... sì, certo. Cioè sono pochissimi, insomma, mi è stato sconvolto andare a Verona. Io sono stato una volta a vedere Roma Chievo qua a Roma, i tifosi del Verona c'erano nel settore ospiti, anche questa rarità. Comunque che Chievo ho visto contro la Juve, come dicevate voi, un Chievo molto molto compatto, tant'è che la Juve ha sbloccato il risultato nella ripresa, ha sbloccato dopo un primo tempo in cui diciamo i gialloblu si erano chiusi veramente a riccio, dove non c'erano state poche occasioni da rete, dove la Juve è passata in vantaggio ma poi ha fatto poco, il Chievo ha addirittura pareggiato e poi per vincere la partita è servito una punizione. Certo, sono usciti tutti dal campo. No, insomma, è servita una punizione di Pjanic per vincere la partita. Quello che volevo dire sul Chievo, così per fare un po' l'avvocato del diavolo, certo, e dire che il Chievo è un po' una bestia nera della Roma, perché diciamo, per esempio, l'anno scorso in casa finì 3-3, una partita molto rocambolesca. 3-3 abbiamo fatto. Sì, che vincevamo, sì, sì, in casa loro, sì. No, sì. No, è a Roma, mi sa. No, loro. Ah, comunque, sempre anche di questo periodo tra dicembre e gennaio. E... un po' il rituale, capito? Sì, la penultima di questo periodo. Esatto, perché anche molto spesso, coincidenza, Roma Chievo viene giocata sotto le feste natalizie. E questa volta in casa, comunque, il Chievo è sempre una squadra storicamente... E lo sponsor è Paluani. Sì, esatto. Una coincidenza, senti, posso... io non credo. Storicamente pericoloso. Senti, posso malignare un pochettino a proposito di coincidenza? No, a proposito di coincidenza, anche se non c'entra nulla con la Roma, ma la partita fra le due gemellate che si gioca sempre nelle ultime quattro giornate, dici che quella tra Lazio e Inter, andare a vedere i calendari di Serie A degli ultimi sei anni, la partita fra Lazio e Inter è sempre almeno alla quindicesima, se no perché te chi vedi durante le feste i parenti, e più o meno è la stessa logica. Io vorrei vedere una volta Lazio Inter che si gioca alla quinta giornata, per esempio, no, alla quindicesima, alla sedicesima, e poi il ritorno, che insomma magari sono punti pesanti. Il ritorno è assolutamente punti e lì c'è chi si scansa lì qualcuno. Beh, là è un caso storico, quindi Baci, non è che c'è tanto, sono scansati. No, non so. L'Anzi sono scansati. Ma c'era la Juve, ovvio, dall'altra parte. Certo. È ovvio che non si sono scansati. Incredibile. Sì, beh, poi appunto l'evento storico è quando fischiarono l'Inter, quando fischiarono la Lazio, il portiere della Lazio contro l'Inter, l'anno dello scudetto, che insomma è proprio... Ma non accadde solo in quello, è la magna prova. Accadde anche quando si giocò Lazio-Inter, che la Lazio stava rischiando la retrocessione, ovviamente è l'anno in cui la Roma ha fatto le cose più importanti con Spalletti, finì 1-1. E segnò prima l'Inter, non ricordo però il marcatore, poi la Lazio pareggiò con Rocchi, tra l'altro con un gol irregolare, incredibile, perché quell'anno l'Inter ovviamente fu agevolata in tutto e per tutto, e lì, anche lì, si tifava sugli spalti Inter. Poi vabbè, chiudiamo questa parentesi macabra. torniamo al Chievo. Sicuramente Birsa è l'uomo davanti che può dar fastidio. Io Pellissier anche lo ricordo appunto con Astio Sportivo, perché ci fu una partita a Chievo, tra le altre cose, con una nebbia fittissima, dove noi attaccammo per 80 minuti e poi lui in contropiede fece l'1-0. Insomma, il Chievo noi storicamente è una partita, a parte appunto il 3-3 dell'anno scorso, il Chievo di fino a 2-3 anni fa era il Chievo a cui non riuscivi a segnare. Era un Chievo difficile, ti ammazzava il gioco, non riuscivi a giocare male. Ti faceva giocare malissimo. Giocava infatti male. Noi sbloccammo una partita col gol di Borriello, 1-0, sì. Un gol miracoloso, insomma, all'Olimpico tra le altre cose di Garzia, sì. Esattamente. Quindi è cambiato questo Chievo, cioè è un Chievo che invece propone, e Castro secondo me è un altro giocatore fortissimo, cioè per una squadra media fortissima, dato che è più forte, secondo me il Chievo, quindi c'ha insomma c'ha molto margine di errori, quindi gioca più, insomma, spensierato, come sì, gioca anche prima, gioca anche più spensierato, gioca anche meglio, insomma, rispetto agli altri anni, anche meglio, ho detto, un paio di giocatori di qualità in più, per esempio Castro e Birsa, che prima aveva tutti
assolutamente d'accordo. Poi, poi c'è Sorrentino che insomma anche contro la Juve venne esaltato per delle parate molto belle su, mi pare su Sturaro, su Quadrado. Ecco, visto diciamo dei giocatori sottovalutati, uno che è veramente sottovalutato è Sorrentino. Sì, sì, comunque... è vero. Il Sara cinesca Sorrentino, insomma. Poi in Italia poi di portieri buoni ce ne stanno tanti, anche queste delle squadre medio-piccole sono forti. E poi contro di noi, vabbè, sono fortissimi. Tutti noi. Agazzi, mi ricordo, Agazzi fu omicidiale. Contro le si scansano. Sai, Agazzi, ovviamente... a proposito, non so neanche dove gioca adesso. Gioca al Cagliari. Agazzi, è passato dal Milan. Terzo portiere al Milan. Era passato dal Milan quando Amelia se ne andò. Sì, al Chelsea. Ma infatti, vabbè, queste sono le parentesi proprio del calcio. Insomma, queste cose sono. Come Massimo Taibbi al Manchester United, esatto. Prima di andare al Venezia, o Rolando Bianchi al Manchester City. Insomma, queste cose che sono apparse e scomparse nel frattempo. Mentre noi, come qua al Genoa, parliamo anche chiariamoci anche Atalanta Empoli. L'anticipo di Serie A che si sta giocando al 50esimo, le squadre sono ancora 0-0, insomma, con l'Empoli che ha preso due gialli al 17esimo, al 22esimo per Bucele e Marilung, invece Kurtic prende il giallo al 38esimo, insomma, per anche per i pantalonatori. Se c'era la Juve, una delle due si era scansata. Sì, oggi che ci abbiamo Marco stiamo distruggendo ovviamente con i luoghi comuni. Ora diremo pure anche il gol di Turone e poi siamo a posto. No, invece volevo chiedere dove avete visto voi la partita, cioè Roma-Juve, dove l'avete vista? Juve-Roma io l'ho vista all'Elp, ho incontrato anche Marco. Ma io non l'ho visto. Io l'ho salutato, ma lui non mi ha salutato. Si è scansato. Come squadre che affrontano la Juve, l'ho vista all'Elp e poi con Federico, con due miei amici, Federico e Edoardo, poi sono tornato a casa. A casa con mio padre, fra l'altro grande tifoso della Juventus. Ah, quindi questo scontro in casa, fraterno, insomma. Purtroppo sì, vince sempre, quasi sempre lui, fa parte della vita, dai. A un padre si perdona. Esatto, si perdona anche questo, financo questo. Marco, vabbè, Marco ce l'ha spoilerato, il buon Alessandro. E Matteo? Vabbè, aspetta, fallo finire. No, peraltro, ecco, diciamo, ero in netta minoranza numerica, ma del resto, insomma, cosa mi potevo aspettare a Roma? Mi sono trattenuto, ma... No, invece io non l'ho vista in diretta perché avevo preso già il biglietto per un concerto, il concerto di Calcutta, insomma, l'Atlantico, quindi che cosa ho fatto? Hai spento il telefono. L'ho registrata, ho levato tutte le notifiche dal telefono, fine concerto, ho preso e sono scappato a casa, me la sono vista fino alle 3 di notte. Vabbè, io farei condurre Alessandro, uno che fa così non può condurre. Uno che fa così è ancora più titolato, mi sono inventato una cosa che non esiste. Calcutta era sabato. Domenica hai preso sabato. Perché l'avevo già presa molto prima che si sapesse la partita sarebbe stata sabato. Comunque di Juve Roma non esiste altro. Io lo trovo eroico. Lo sai chi fece così? Bersani, quando si sentì male, no? Un anno e c'era proprio Juve Roma. Quella è finita 3-0 allo Juventus Stadium un paio di anni fa. E si dice che se la sia fatta registrare e poi se la sia vista. Il buon Pierluigi. Sì, esatto. Ma sono dicerie. Comunque invece voi, se volete vedere la vostra partita della vostra squadra del cuore in diretta e anche in un ambiente molto molto bello, vi consigliamo noi della Tana dei Lupi e di Radio Roma Futura questo Pride Pub dei nostri amici, appunto a via Enea 15B, vicino Appio, cioè nella zona Appio San Giovanni, vicino alla metro Furio Camillo, anche molto comodo con i mezzi, appunto dove il nostro buon Alberto Polinori di Dialogando Latino America, il boss Massimiliano Morganti, andrà sempre a vedere il loro amato Barcellona. Quindi insomma lo consiglio anche a voi per le vostre squadre del cuore, per le partite in diretta. E io direi di andare a una pausa musicale con un altro grande cantautorato tutto italiano, per poi metterci in contatto con il nostro amico Federico Leoni, appunto di Passione del Calcio, e quindi ci sentiamo il Pescatore nella versione PFM più Fabrizio De André. A dopo. Dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sorriso.
una spiaggia.